Buongiorno a tutti da Gioia Emilia Romagna. Questa mattina cosa facciamo? Facciamo gli orecchini, il mio lavoro. Ne ho già preparato uno. Vedete? Ok, adesso vi faccio vedere come sta indossato. Io ho voglia di fiori, ragazzi. La neve è stata bellissima, comunque avevo voglia anche di neve quest'anno. Ecco, vedete? Voglia di fiori e adesso devo fare l'altro orecchino. Sì, la neve quest'anno la volevo perché mi dava l'idea di purificare. Perché la neve purifica, fa stare a casa, fa ragionare, fa anche incassare molta gente perché chi deve andare a lavorare in effetti fa anche un po' incassare. Però ti fa stare fermo lì un attimino, per forza, perché è anche pericoloso andare in giro con la neve. Però ti fa capire che a volte andiamo troppo veloce in questa società e non abbiamo tempo di star lì a ragionare. Perché sì, di tempo ne abbiamo tanto, perché con la tecnologia, le macchine, si ha tempo di fare tante cose. E abbiamo talmente tanto tempo che a volte non abbiamo il tempo di pensare, di ragionare. E quindi la neve per me serviva a questo, a fermarci un attimino per ragionare. Ragionare cosa? Io mi sono accorta che, scusate, c'è un po' di raffreddore come al solito, veramente sono allergica alla polvere, quindi il raffreddore mio, quando smuovo un po' di polvere, scappa sempre fuori. E niente, volevo stare a ragionare. Allora, adesso è passata una settimana, scusate, vado giù perché devo prendere la roba che mi interessa. È passata una settimana, siamo andati alle lezioni. Abbiamo fatto le lezioni. E praticamente siamo qui tutti che aspettiamo. Però, cosa ho capito io? O anche molti di voi? Che io ho notato che non si discute più, non si parla, ci si offende, tra virgolette. Ognuno è talmente, talmente preso dal proprio pensiero, dal proprio ragionamento, che tende a non ascoltare magari l'altro. E questo secondo me non è buono, perché comunque siamo nel 2018, abbiamo la tecnologia, siamo avanzati, siamo evoluti. Però una volta si discuteva, si parlava, si stava ad ascoltare il prossimo, anche se aveva delle idee diverse dal tuo, perché è normale, una volta in casa si è in 3-4 e fatica a ragionare in 3-4, quindi te pensa in quanti siamo in un mondo, fatica a ragionare. Allora, tanto io lavoro, non è che chiacchiero solo. E praticamente non si sta a ascoltare il prossimo, invece a me piace ascoltare il prossimo, anche se ha le idee diverse dal mio. Perché a volte ascoltare si può anche capire che la tua idea può essere forse meglio oppure anche peggio delle volte, oppure puoi imparare dall'altro anche se ha un'idea diversa della tua. Quindi io parto dal presupposto che dovremmo imparare a discutere tra di noi, ascoltarci anche se l'altro ha le idee diverse da noi e magari confrontarsi, ragionare perché la ragione e il torto è fatica capire chi in effetti ce l'ha o non ce l'ha, perché tutti possono avere ragione e tutti possono avere torto, però ci si può imparare, magari trovare un punto di incontro dove la mia ragione o la tua ragione o il tuo torto o il mio torto possono riuscire a creare un qualcosa di bello insieme. Ecco, questo forse si è perso un po' con Facebook, perché con Facebook ho notato che a volte si scrive tu non ascolti l'altro quello che scrive. Tu sei talmente intento a scrivere il tuo pensiero che quando l'altro ce l'ha diverso dal tuo, a te ti viene più da offendere. Infatti, se notate, ci si offende, non si parla. Ecco, questo un pochettino a me mi dispiace e speravo nella neve, pensate, speravo nella neve che ci fermasse un attimino a provare a imparare a discutere, ascoltarci.
E così niente, io quest'anno ho voglia di fiori, tanti fiori, infatti se vedete sono piena di fiori, perché adesso dopo tanta neve ho voglia forse anche di tanta primavera, tanti fiori, magari di allegria. Quindi oggi io vi lascio e costruisco i miei fiori da mettere nelle orecchie delle donne. E speriamo che questi politici trovino un punto d'incontro per fare il bene degli italiani, perché gli italiani hanno bisogno purtroppo della politica, che in questi anni si è persa molto la politica, perché la politica dovrebbe essere per il bene di noi e invece non è per il bene di noi. Quindi un appello ai politici, trovate un punto d'incontro. E cercate di fare il bene degli italiani. Gli italiani sono io, sono tanta gente normale che ha problemi tutti i giorni, ha problemi con la disabilità, può avere problemi con le malattie, può avere problemi che non arriva a fine mese, può avere problemi che ha un'attività che non funziona. I problemi sono tanti, quindi cercate di discutere. Anche se abbiamo i politici che sono ancora lì, in questi anni hanno solamente un po' litigato tra di loro oppure cercato di fare i loro piccoli interessi, adesso noi chiediamo a questi politici di guardare in faccia le persone, quelle che hanno veramente bisogno, le piccole attività, le persone che hanno disabili in casa, i terremotati che sono ancora lì, che noi con la neve siamo stati in casa, loro sono ancora lì fuori. Quindi fate qualcosa per gli italiani. E questo ve lo chiedo con tutto il mio cuore. Buongiorno da Gioia Emilia Romagna.